bentrovati dalla redazione sportiva di Sesta Rete. Vigilia di campionato per il Catania, che domani in trasferta contro il Brescia non avrà Del Prete per infortunio, ma è recuperato Gillet, che è rientrato nella lista dei convocati. In avanti sarà ballottaggio probabile Rosina, Castro. Andremo a conoscere meglio il Brescia, avversario di domani, e il bilancio dei precedenti tra le due compagini. Quindi ci sposteremo in casa Palermo, dove si lavora in vista della gara interna di domenica contro l'Atalanta, ma si lavora anche e già sul fronte mercato con il tormentone di Bala. Infine spazio all'hockey con l'Hockey Club Universitario Catania, che fallisce l'ultima possibilità di restare aggrappata al treno playoff. Questo e altro tra poco dopo la pubblicità. Dunque, l'avete sentito dal nostro sommario, alla fine non ce la fa Del Prete, che non sarà disponibile per la gara di domani a Brescia. Recupera invece Gillet, rientrato nella lista dei convocati. In avanti sarà ballottaggio probabile Castro, Rosina, ma ci dice tutto nel prossimo servizio Antonio Costa. La formazione con cui il Catania andrà in campo domani a Brescia si delinea sempre di più. Del Prete infatti non ha recuperato dall'acciacco muscolare che lo ha tenuto in dubbio per tutta la settimana e domani sarà sostituito da Belmonte. C'è invece Gillet, che a meno di colpi di scena dovrebbe ritrovare posto tra i pali, facendo accomodare Terracciano nuovamente in panchina. Il pacchetto arretrato pare quindi già ben definito, perché a sinistra sarà Capuano a prendere il posto di Mazzotta, mentre al centro si ricomporrà la coppia formata da Ceccarelli e Schiavi. La linea mediana sarà confermata a tutti gli effetti e verrà composta dal trio formato da Rinaudo, Coppola e Sciaudone, con quest'ultimo in grande spolvero nelle ultime giornate e spesso a segno con gol determinanti. L'unico dubbio riguarda quindi il reparto avanzato, dove Calaiò e Maniero dovrebbero essere praticamente intoccabili e ci si potrebbe trovare davanti ad un ballottaggio inedito tra Rosina e Castro. Proprio l'argentino potrebbe essere il favorito, ma Marcolin ci penserà attentamente fino a poco prima dell'inizio del match. Di sicuro ci sono in palio tre punti che potrebbero risultare pesanti più per il Catania che per il Brescia, perché le rondinelle sono già ad un passo dalla retrocessione, mentre i rossazzurri sanno già che con un successo potranno garantirsi la salvezza definitiva. E adesso andiamo a conoscere meglio il Brescia, avversario di domani, nel servizio che ha curato per noi Sergio Barbagallo. Annata peggiore non poteva esserci per le rondinelle di Alessandro Calori, che domani pomeriggio affronteranno i rossazzurri a Rigamonti. Oltre alla classifica che non aiuta di certo, con la Lega Pro sempre più vicina, la prefettura di Brescia ha disposto la chiusura della curva nord per la gara di campionato contro gli Etnei, dopo l'agguato di una settimana fa al pullman dei tifosi del Vicenza. Tornando al campo, la penultima posizione in classifica dei Lombardi la dice tutta, 36 punti in 39 partite giocate, anche se sul campo dovevano essere 42, poi dopo la decisione del Tribunale federale di attribuirgli 6 punti di penalizzazione, ha di fatto spalancato le porte dell'ex Serie C1. 10 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte per i biancoazzurri, con 45 gol all'attivo e 56 al passivo. Nelle ultime 5 giornate la squadra di Calori ha collezionato soltanto 5 punti, togliendosi la soddisfazione di battere a Rigamonti il Vicenza di Marino con un netto 3-0 e di pareggiare, sempre tra le mura amiche, con il Bologna. Sconfitto invece ed anche pesantemente nell'ultima giornata contro lo Spezia, 4-1 recita il tabellino finale per i Liguri. Tra gli uomini più pericolosi l'airone Caracciolo, bomber della squadra, e il fantasista Sodigna, che nonostante i suoi chili di troppo con la sua tecnica può in qualsiasi momento fare la differenza. Sono 25 in totale i precedenti tra Brescia e Catania al Rigamonti, bilancio nettamente favorevole alle rondinelle per i rossazzurri, solo 3 vittorie, l'ultima nella stagione 2010-2011. Ci racconta tutto Daniele Di Frangia. I precedenti tra Brescia e Catania al Rigamonti sono 25, bilancio favorevole alle rondinelle con 14 vittorie, mentre i rossoazzurri sono usciti vittoriosi in 3 occasioni.
L'ultima gara in ordine di tempo evoca bei ricordi ai tifosi etnei. Stagione 2010-2011, il Catania di Diego Pablo Simeone spugna lo stadio Lombardo grazie alle reti di Silvestre e Berghessio e si salva matematicamente con qualche giornata d'anticipo e non senza qualche patema. Memorabile il viaggio di ritorno della squadra festeggiando l'obiettivo raggiunto. Gli altri due successi caddero negli anni 50, 0-2 nel 53-54 e 0-1 nel 56-57. L'ultimo precedente in B tra le due squadre è un 2-0 del 2006. Milanetto e l'ex Possanzini fermano la striscia positiva del Catania di Marino. Bresciani che dilagano in alcune occasioni, 4-2 nel 60 grazie alla doppietta di Bersellini, Prenne e Ferretti per gli etnei, oppure il rotondo 3-0 con la doppietta di De Paoli e Simoni. Da ricordare anche il 2-2 del 1976 con la doppietta di Ciceri per i rossazzurri e Ferrara ed Altobelli per le rondinelle. Diversi anche gli ex delle due squadre, da Schiavi a Stovini, da Baiocco a De Zerbi, da Lanzafame ai tecnici Baldini, Reia, Sonetti, Maran e Giampaolo. Una lista lunga che comprende anche giocatori degli anni 60 e 70. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi dopo la pausa, ancora calcio. Da casa Catania a casa Palermo, dove si lavora in vista della gara interna di domenica contro l'Atalanta, si continua a lavorare anche sul fronte mercato con il tormentone Dybala a tenere banco, tormentone che sembra essere arrivato a termine. Sentiamo Sergio Barbagallo. Non avendo più nulla da chiedere a questo campionato, il Palermo pensa al futuro, quello del dopo Dybala. La società rosanero sta setacciando il mercato europeo e sudamericano alla ricerca di giocatori per rinforzare l'attacco. Il primo colpo dovrebbe essere quello di Trajkovski, macedone, classe 92, in forza ai belgi dello Zulte. Il presidente Zamparini nella giornata di ieri si è sbilanciato, dichiarando di aver già trovato l'accordo con il suo procuratore e che a fine stagione firmerà con il club rosanero. Intanto la squadra di Beppe Iachini deve prepararsi alla sfida in casa contro l'Atalanta. Il tecnico ascolano sembra intenzionato a confermare il consueto 3-5-2 con Ucicani in porta, Andelkovic, Gonzalez e Vitiello a comporre il trio di difesa con Rispoli e Lazar sugli esterni e Ciocev, Iaia, Lorigoni a centrocampo. In avanti confermato il duo delle meraviglie Vasquez e Dybala. Intanto la Juventus offre 30 milioni proprio per il talento argentino. Marotta incontra Zamparini per chiudere l'affare, anche se nelle ultime ore si è fatto avanti Silvio Berlusconi, il quale ha convocato l'imprenditore friulano prospettandogli una ricca proposta. Decisiva, come sempre accade in queste trattative, sarà la volontà del calciatore. Parliamo di hockey adesso con l'Hockey Club Universitario Catania che fallisce l'ultima possibilità per restare aggrappato al treno dei playoff. La squadra è stata infatti battuta dall'Amsicora capolista dopo tre successi consecutivi. Ci racconta tutto Umberto Pioletti. Addio ai sogni di gloria, l'Hockey Club Universitario Catania fallisce l'ultima possibilità di agganciare il treno playoff scudetto. La squadra rossazzurra, dopo ben tre vittorie di fila, cade in Sardegna battuta dalla capolista Amsicora con il punteggio finale di 3-1. Serviva una grande impresa per battere la prima della classe ed alimentare le speranze di raggiungere gli spareggi per il titolo tricolore conquistato nella scorsa stagione. Le etnee però non sono riuscite a ripetere le ultime positive prestazioni. L'Amsicora ha dominato l'incontro dimostrando di meritare la leadership della classifica. La HCU Catania è costretta quindi ad abdicare, non potrà difendere lo scudetto vinto l'anno passato. È stata una stagione complicata, difficile, sofferta per il team allenato da coach Trinidad Cannon. La formazione universitaria ha fatto il possibile, ma non ha mai dato l'impressione di poter decollare veramente. A Cagliari Di Mauro e compagni hanno affrontato la sfida con grinta e determinazione fin dall'avvio. Le catanesi si sono gettate in attacco, ma il portiere avversario Massidda è riuscito a salvare più volte la porta sarda. Al 19° minuto le padrone di casa hanno sbloccato il match con la fuoriclasse ucraina Vinorodova, al 25° ha raddoppiato Scenna. Nella ripresa l'HCU ha accorciato le distanze con un guizzo di Valentina Bonfiglio. Nel finale traverso ha poi chiuso la contesa, una rete molto contestata dal team rossazzurro per gioco pericoloso dell'attaccante cagliaritano. Il sogno playoff è svanito, l'HCU Catania chiuderà il torneo sul campo del CUS Pisa domenica. In casa etnea si comincia a pensare a ben figurare nell'Euro Champions per chiudere nel migliore dei modi la stagione.
Con questo per adesso è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.